Buongiorno Vincenzo Longo, G-Markets da Milano. Ci aspettiamo un'apertura in deciso calo per gli indici statunitensi questo pomeriggio, in scia con l'andamento delle borse europee. Gli investitori questa mattina sembrano proseguire il brutto andamento dello scorso venerdì, in scia alle nuove tensioni che emergono sul fronte Grecia e sul fronte Spagna. Per quanto riguarda il primo paese, il Fondo Monetario Internazionale, secondo quanto riportato da Der Spiegel, avrebbe intenzione di congelare gli aiuti sull'impossibilità da parte del paese di raggiungere i target sul debito PIL entro il 2020, mentre per quanto riguarda la Spagna, dopo le indiscrezioni che vedrebbero appunto Valencia richiedere aiuti al governo centrale, a questi si aggiungono altre regioni quali la Murcia. La sensazione è che gli investitori stiano proprio prendendo come pretesto queste news flow negative per dare avvio ad una correzione estiva che potrebbe durare ancora qualche seduta. Ci aspettiamo che sull'Italia la speculazione che sta montando nel corso delle ultime sedute riporti il FTSE MIB in area 12.400 punti e al di sotto si va direttamente sui 11.500. Sul fronte valutario l'euro-dollaro non riesce a tenere il supporto di 1.2150 e si è portato nel corso della notte in area 1.21. Il target successivo si colloca a 1.20 dove passa un supporto psicologico importante. Al di sotto si va direttamente sui minimi di giugno 2010 in area 1,1875. Rimane sotto pressione la moneta unica anche nei confronti di tutte le altre valute, in particolare contro yen il cross si è portato ai minimi dal novembre del 2000 in area 94. Male anche il dollaro contro lo yen a indicare proprio che l'avversione a rischio sul mercato rimane molto molto elevata. Lo spread intanto continua a correre, questa mattina si è portato al di sopra dei 525 punti di base, un livello abbastanza importante che deve essere appunto diciamo non deve essere tenuto a lungo affinché vengano vanificate tutte le manovre effettuate dal governo. In tal caso ribadiamo appunto la necessità da parte del nostro paese di richiedere l'attivazione dello scudo antispread per evitare che le manovre effettuate sino a questo momento vengano vanificate. Sul fronte macro non ci sono dati macro rilevanti nell'istituto odierno che potrebbero cercare di riportare un minimo potrebbero far placare le tensioni sui mercati. Nel corso della settimana aspettiamo i dati per quanto riguarda l'indice ZEV tedesco e il PIL, la stima sul PIL statunitense sul secondo trimestre. Sul fronte commodities ricordiamo che l'oro e il petrolio sono in netto calo, in particolare per quanto riguarda l'oro nero il WTI scambia sotto i 90 dollari al barile, un livello appunto che aveva superato lo scoglio dopo che aveva superato questo scoglio la scorsa settimana. Per oggi è tutto, per tutte le altre notizie seguiteci sul nostro canale Twitter IG Markets_IT. Buona giornata e buon trading.